Giuseppe Conte, oggi è stata la giornata del procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, che ha riferito in antimafia e anche al Copasir sul cosiddetto scandalo spioni. Ha rivelato che gli accessi abusivi agli atti sono oltre 10.000 e che riguardano più di 1.500 persone. Ha definito la vicenda inquietante. Volevo ricordare due cose. Uno, che questi accessi abusivi hanno luogo dal 2019 al novembre del 2022 e che lei è stato coinvolto, spiato, non solo lei ma anche la sua compagna Olivia Paladino. E non solo, tutte le persone che sono venute in qualche modo, intervenute nella mia sfera di contatto relazionale, affettiva, parenti della mia fidanzata Olivia, professionisti, qualsiasi persona, quindi io sono la parte... E lei era Presidente del Consiglio. Sono Presidente del Consiglio, quindi se qualcuno qui si deve lamentare, parte lesa vittima, permettetemi, innanzitutto io. Quindi non lasciamo agli esponenti di centrodestra il privilegio di rivendicare il ruolo di vittime. Qui evidentemente ci sono tantissime persone, ma quello che oggi emerge, mi sembra di poter sintetizzare dalle circostanziate precisazioni del procuratore Cantone, e che qui non è la Direzione Nazionale Antimafia aveva delle falle, non era ben organizzata, ben strutturata. Qui parliamo di un ufficiale infedele che aveva accesso a una banca dati che si chiama SIVA della Guardia di Finanza, quindi e forse non... più di uno, non solo. Tra l'altro ci sono tante altre banche dati della polizia, SDI, Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Entrate. Ma anche lui... altre persone coinvolte che hanno fatto accessi abusivi ai dati. E lui che cosa fa? L'ufficiale infedele acquisisce queste informazioni principalmente al sistema SIVA della Guardia di Finanza, quindi non c'entra neppure nulla direttamente la Procura Nazionale Antimafia, e lui lo fa con codici, password, stando a casa, da remoto, di notte, di giorno. Quindi il fatto di attribuire in questo momento, di sollevare questo polverone e accusare addirittura l'organizzazione e la direzione della Procura Nazionale Antimafia del tempo, è una strumentalizzazione perché politica. Perché vede l'antimafia indegna. Sotto attacco lei in questo momento? Beh, stanno attaccando Cafiero De Raho, il procuratore dell'epoca. Quello era un ufficio. Che guarda, è diventato un suo parlamentare, ricordiamolo. Assolutamente. No? Oggi è, c'è un campione antimafia adesso. 5 Stelle e vicepresidente della Commissione. Assolutamente. Antimafia. In questo momento un campione dell'antimafia viene messo sotto accusa con delle strumentalizzazioni indegne da parte di esponenti del centrodestra. E stanno facendo veramente un attacco indegno alle istituzioni. Ma De Raho non farebbe chiarezza se facesse un passo indietro. Ma che oh! Ma sta scherzando. Quando c'è un soggetto infedele che usa le password, lei può avere il sistema più organizzato del mondo, ma se lui devia dai suoi compiti ufficiali e dovunque sta fa un accesso, ne risponde lui. Oggi accusare Federico De Raho significa che se un funzionario di un ministero qualsiasi con accessi avendo le password, le utilizza in modo infedele, ne risponde il ministro che si deve dimettere. Di che cosa stiamo parlando? Ditemi voi. E quindi chi si deve dimettere? Sto cazzo! In questo momento la procura andrà avanti e accerterà. Poi se ci sono altri soggetti che in concorso di reato hanno compiuto, ovviamente sono coinvolti in queste vicende, verranno accertati. Lasciamo alla magistratura il compito di verificare fino in fondo la reale consistenza di queste accuse. Anche lei vede un tentativo, sarebbe anche un po' l'ennesimo, della destra e delle destre di attaccare la libertà di stampa? Perché dire no? Sicuramente c'è stato questo tentativo anche esplicito. Noi rispettiamo sempre la libertà di stampa, però dobbiamo anche dire che se ci sono dei comportamenti abusivi specifici, cioè se la committenza è da parte del giornalista di turno che addirittura dovesse, dico per ipotesi, avesse istigato l'accesso abusivo per avere delle informazioni, ovviamente la magistratura ne trarrà le conseguenze. Monica Guerzoni. No, la partita è aperta. Io vengo dall'Abruzzo, sono stata a Pescara al comizio. E sti cazzi! La sensazione al comizio finale di Meloni, Salvini, Tajani, Cesa e Lupi. Che è ancora più meglio di... La sensazione è che ci sia una rimonta vera.
il centrosinistra partiva da tanti punti sotto. La soddisfazione dell'animale. Ma che lo slogan indovinato del centrodestra, il governo che fa bene all'Abruzzo. Non esageriamo adesso. Quindi far vedere che il governo ha una cassa, dei soldi che possono essere consegnati all'Abruzzo, mentre l'opposizione non ha questa possibilità. Scusi, mi viene da sorridere. No, ma questo è il tentativo. No, è chiaro. Lo schifo. Lo slogan, il governo che fa bene all'Abruzzo, cosa vuol dire? Ci siamo noi, possiamo, attraverso il potere meloniano, che è molto imbullonato nella regione Abruzzo, perché è un fortino. Te la vinde il culo. Anche perché non avete un'unità. Non farti cazzi tua. E quindi si parla di testa a testa. Io personalmente ritengo più difficile questa partita di quella della Sardegna, perché non c'è neanche il voto disgiunto. Dottoressa, mi permetta. Prego. Carote. Lei non conosce bene gli abruzzesi. Che cazzo di proverbio è? Questo mercato delle vacche che stanno facendo nell'ultima settimana, questo via vai dei ministri, questa fiumana di ministri che stanno promettendo 12 ministri in modo indegno di tutto. Di tutto? Ma gli abruzzesi vedono quello che è successo in 5 anni. La sanità di sì, però voi non potete promettere neanche l'alternativa di governo. E quindi questo è sicuramente un limite. Soca! Io ho parlato in lungo e largo con gli abruzzesi. Non vado sul palco e poi me ne riparto. Sono stato lì a parlare con loro. C'è una sanità disastrata. Liste di attesa che sono di anni. I presidi ospedalieri stanno scomparendo, le scuole stanno scomparendo, le infrastrutture che hanno promesso in 5 anni. Sa cosa è successo? Che paradossalmente, siccome è diventata la succursale di Colleoppio, perché questo è diventato l'Abruzzo, perché Fratelli d'Italia è diventato il feudo, lui sta a Roma, ha governato in 5 anni la da smart working, storica di Fratelli d'Italia. Da smart working, quindi voglio dire è diventato il feudo. Questo è il governatore attuale che si incarica, Marsilio, che è stato mandato dalla Meloni per questo rapporto di però fedeltà. Ha comprato casa a Chieti, E sti cazzi. Sì, adesso ha comprato casa dopo 5 anni. Le infrastrutture, quando si dice ma noi siamo al governo e vi aiutiamo, sa cosa è successo? Che col PNRR loro hanno addirittura cancellato i finanziamenti per la Roma Pescara che avevano promesso e avevamo impostato. Adesso l'hanno ritirato fuori. Attenzione, il problema qual è? Che quando c'hai il governatore del tuo partito, il tuo governatore non critica il governo. Io a questo facevo quindi riferimento. È stato, però scusate, fatemi finire un concetto, poi se no non riusciamo a parlarci. Addirittura Marsilio, al contrario, per la fedeltà di partito, non ha criticato il governo quando gli hanno tolto i soldi. Adesso, l'ultima settimana, hanno fatto un CIPES di corsa per annunciare un finanziamento. Tra l'altro 600 milioni, ma lì è l'8-1 e l'8-2, non ci finanzi neppure la Chieti Pescara. Questa è la presa in giro per gli abruzzesi, che non sono sciocchi. Secondo il desiderio. Quindi in questo momento loro stanno valutando. Siamo 1.300.000 abruzzesi. Possibile che la nostra comunità non riesca a esprimere un governatore serio, credibile, competente? Luciano D'Amico. E adesso cosa facciamo? Luciano D'Amico, che è quello appoggiato dal campo largo. Restituiamo l'Abruzzo agli abruzzesi. Va bene, ha solo 5 minuti. L'Abruzzo agli abruzzesi, però intanto Giorgia Meloni ha detto che voi leader del centro-sinistra vi vergognate a farvi vedere insieme, mentre loro ci mettono la faccia, in effetti l'altro ieri. Guardi che non devo governare io e Calenda. Governerà Luciano D'Amico con una squadra di persone abruzzesi sulla base di obiettivi condivisi molto chiari. Noi abbiamo dato il nostro assenso sulla base dei progetti, sulla base delle proposte per la sanità, per le infrastrutture, cioè sulla base della tutela del territorio. Pensi che Marsilio sono riusciti di notte con l'ultima legge di bilancio a cancellare addirittura quella che è la risorsa fondamentale dell'Abruzzo, il parco naturale, la riserva naturale del Borsacchio, da 1.100 ettari l'hanno ridotta a 24 ettari. E come si fa? Dico io. Ma di che cosa stiamo parlando? Dobbiamo assolutamente, tant'è vero che il Ministero della Cultura gli ha bocciato addirittura, San Giuliano, il ministro, gli ha bocciato questo progetto. Ma vieni, ma vai! Siccome Elly Schlein ha detto che lei è testardamente unitaria. Che menchia, ma una volta a me! Lei potrebbe dirsi testardamente unitario? Madonna mia, che ansia terribile. Io sono testardamente votato a dare un'alternanza, a costruire un'alternanza rispetto a questo governo, sulla base di principi, progetti seri, condivisi,
che ci consentano il giorno dopo non solo di andare a vincere, ma il giorno dopo di poter cambiare il paese. Noi dobbiamo col cambiare partito unico paese. Di Conte non... o con lo schieramento ma non faccia centro-sinistra, no, era una ma provocazione però utile. Scusi, diciamo. Ma perché voi giornalisti vi affezionate e mi volete descrivere come quello che mira lì a prendere un voto in più del PD? Che ci faccio io se prendo un voto in più del PD? Per esempio posso spiegare? fa il candidato premier. È abbastanza evidente, Presidente. Allora, quello che lei ha detto va tutto bene, per carità, ci mettiamo d'accordo sui singoli punti. Voi ne sapete sempre una più del diavolo. Di regione in regione decidiamo se c'è il candidato giusto oppure no. Però lei dice, appunto, non si dice testardamente, ostinatamente unitaria come Elish Line. Su alcune regioni dice no, la Basilicata lo sappiamo, il Piemonte pure. E più in generale quello che manca è l'alleanza. Io spero che finisco. Manca l'alleanza strutturale. Che te la vinde il culo. La sensazione è che lei alle europee voglia prendere un voto in più del PD per dire, e care opposizioni, faccio? Vi federo il io. Premier. Il candidato premier sarò io. Allora, lo dico... Lei ha fatto già il premier, ecco, quindi sarebbe legittimo. Lo dico adesso pubblicamente, non io mi importa noto. Nulla e se prenderò un voto in più del PD non dirò che sarò io il federatore. Yeah. A me interessa, tutta la mia comunità interessa un progetto serio, credibile, per realizzare progetti e che cosa manca? Già... Cosa manca perché questo progetto nasca, se no il fatto che lei ogni volta dice su questo non ci siamo, sulla allora... guerra non ci siamo, il PD è bellicista. Perché dire no? No, ma queste sulle sono infrastrutture le, non le ci semplificazioni siamo. Giornalistiche. No, sul salario minimo ci siamo, la riduzione dell'orario di lavoro, la nostra proposta a parità salariale ci siamo. Stiamo lavorando sulle politiche del lavoro, c'è molta affinità e stiamo operando delle convergenze. La politica estera, per quanto riguarda la politica estera c'è molto da discutere, ad esempio, perché? È un coglione. È perché lo sapete. È chiaro! L'altro giorno Schlein ha detto che non appoggeranno questo patto di stabilità e crescita mutando posizione. Questo per me è una convergenza importante, perché io l'ho denunciato da subito. Questo patto di stabilità e crescita, nonostante dietro ci sia anche Gentiloni, il loro commissario, firmato, quindi ci poteva essere un imbarazzo, loro hanno compreso che sarà un disastro per l'economia. Ecco, adesso iniziamo, pian piano dobbiamo smarcare vari temi. Perché ne fate una semplificazione? Perché l'ha firmato Giorgia Meloni, secondo lei? Perché? Perché l'ha firmato Giorgia Meloni, secondo lei, a dicembre? Ma Giorgia Meloni ha una postura a livello di politica estera, internazionale ed europea davvero incomprensibile se guardiamo quella che era la postura annunciata in campagna elettorale. Perché ovviamente sta accettando di tutto nel quadro europeo, si è, come dire, acquiescentemente adattata a sottoscrivere questo patto di stabilità e crescita che secondo me è veramente un disastro per l'Italia. Questo patto di stabilità e crescita, io l'avevo detto quando c'era Draghi, andava lì in quel momento negoziato, costruito, dovevi battere i pugni sul tavolo, dovevi creare alleanze. Però, Non puoi arrivare all'ultimo, te lo presentano. Governi. Ma noi abbiamo fatto 209 miliardi e non eravamo soli con l'Italia, sì, sì. Scusi, bisogna costruire alleanze, bisogna girare storica, i paesi, però, bisogna andare cancellerie per cancellerie, ma nessuno voleva fare, lo sapete benissimo. Allora se uno dice che ci dobbiamo rassegnare a quello che decidono, secondo il desiderio, anziché battere i pugni solo nei comizi, perché batte i pugni solo nei comizi, si mette l'elmetto? Allora. L'elmetto se lo doveva mettere a Bruxelles. Un'idea geniale. Per non accettare quel patto di stabilità e crescita. Fratelli d'Italia e gli abruzzesi se ne sono accorti tardi, hanno costituito una sorta di succursale del partito per governare il partito e sistemare una serie di personaggi, eccetera, loro vicini, visto che l'Abruzzo è vicino Roma. E questa cosa ovviamente a discapito invece di quello che è l'interesse vero per i territori, per governare quella comunità, per rispondere a quelle esigenze. Quindi è chiaro, lì è stata anche eletta Giorgia Meloni, nella circoscrizione aquilana, e lei stessa ha fatto una battuta, che volete, non mi volete dare l'appoggio, volete mandare sarebbe a casa. Brutto. Perché dire no? Però è chiaro che una regione è simbolo, soprattutto per Fratelli d'Italia. Sì che non è buona. Marsiglia è un po' il Truzzo d'Abruzzo. Marsiglia è un po' il Truzzo d'Abruzzo. E ho fatto una battuta. Cioè, come lei ha voluto imporre Truzzo per quanto riguarda... alla Sardegna, così adesso vuole imporre la ricandidatura di Marsiglia, nonostante imporre, diciamo, abbia dimostrato come normalmente di conoscere male la geografia uscenti. Dell'Abruzzo. No? Però la mi scusi, alla domanda sulla spallata non ha risposto, è importante. Elish Line ha detto: se vinciamo in Abruzzo
diamo la spallata al governo. Lei si porta sempre dietro un po' il sospetto di essere in realtà il migliore alleato di Giorgia Meloni. Non devi dire cazzate. Ma, tutti scusi, questi ma no. Ma lo dice su, qua, ma su quale base le fa queste affermazioni? No, nessuna base. No, nessuna base. E allora? Abbia pazienza, ma lei dà una rappresentazione completamente distorta. E lei mi risponde, dica che non è vero. A suo uso e consumo. Ma non è cioè, il mio uso, dei cittadini, se lei avesse la volontà di seguire i miei interventi in Parlamento, pubblici, social, dappertutto, credo che l'opposizione che è... più lasciamo dura rispondere alla Meloni venga dal sottoscritto e dalla mia comunità politica, che non condivide ma nulla di questo. Ma l'obiettivo della sua quindi l'obiettivo è mio, glielo dico un'altra volta e lo dico a beneficio dei telespettatori, per me non è importante, a me non interessa andare al governo domani mattina con una mucchiata. A me interessa cambiare il paese. Per fare questo bisogna costruire l'alternativa di governo e l'alternativa non la facciamo dicendo noi siamo alleati, abbiamo un'alleanza strutturale. Ma nel frattempo strutturale. Il paese no, lo cambia. Bisogna lavorare su tutti i temi, su certo, tutti i progetti, però... come stiamo facendo. Ci lasciate lavorare. Molte volte viene il dubbio che lei sì faccia un'opposizione a Giorgia Meloni, però ma abbia piacere che Giorgia Meloni governi così il paese, vero? Con tutto il disastro che sta producendo. No, ma sulla Rai, ma per esempio, i 5 Stelle sono stati molto morbidi. Ma lei mi segue morbidi sui social, dottoressa Gruber. Ma come fa di una cosa del genere? Ma qual è l'atteggiamento? Qual è la mia uscita che è favorevole a Giorgia Meloni? Ma cosa state dicendo? Sono favorevole, tutti no che lei dice. Ci mancherebbe se ma lei fosse favorevole. Io non condivido, sulla Rai avete... No, sulla Rai abbiamo una visione diversa e la spiego in 2 secondi. Avete trattato qualche poltrona. Io non vado dai a fare sit-in, visto che volete fare polemiche, l'accetto, no, le provocazioni. Non vado domande a fare sit-in per un semplice motivo, che il PD nel 2015, con Renzi, ha detto che Giorgia Meloni di turno, Presidente del Consiglio, e il ministro del MEF devono votare presidente e amministratore delegato. Adesso i cittadini hanno votato Giorgia Meloni e si eleggono loro amministratore delegato e presidente. È la legge bellezza e la democrazia e quindi dobbiamo rispettare anche quello. PD, però, chi ha cambiato quella legge adesso ci ripensi. C'era e faccia Renzi, mia colpa. Questa è la verità. Il nostro obiettivo sono gli stati generali che Floridia sta organizzando sì. E vedremo chi vuole cambiare la RAI adesso che scriveremo insieme il progetto. Vedremo e poi saremo sempre qui per capire. Ritornerò cosa qui e vedremo chi ci sta e chi non, e chi ci, non sta. Ci sta. Poi per quanto riguarda Trump, l'ho detto, l'ho dichiarato, Capitol Hill è una pagina assolutamente negativa per quanto riguarda la storia degli Stati Uniti. Detto questo, noi ci prepariamo a un'alternativa di governo. Io non sono un commentatore, come lei. Quindi domani se lei potrà essere Biden e Trump, ci predisponiamo a lavorare con il nostro tradizionale alleato e a tutelare l'interesse nazionale. Ci sarebbe andato lei alla Casa Bianca da Biden la settimana scorsa? Ma certo che ci sarebbe andato. E allora perché ha detto a Giorgia Meloni che è andato a prendere ordini di Biden? Ma lei non difenda Giorgia Meloni con il suo giornale per partito preso. No, ascolti, non difendo nessuno, scusi, io credo, per favore. Niente. C'è una immagine e le immagini valgono più di tutto. Il bacio. Piange il telefono perché lei non verrà, anche se grido. Fatica tuoi. Lo so che non mi ascolterà. C'è un accarezzamento della testa e un bacio in testa. C'è un accarezzamento della testa e un bacio in testa. Ma secondo voi Biden avrebbe trattato così Merkel, le dico? No. Cioè, ma se allora, attenzione, lei, non so. Però, io no, il però, problema allora, è andare a Washington a prendere istruzioni. Presidente peraltro queste Conte istruzioni ce le porti in Parlamento ma e non ci, c'è ancora detto, e ci dica Biden quali sono. E Trump, lei chi sosterrebbe? Che al mercato mio padre comprò, santo cielo! Ma sta dicendo delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Ma sta parlando solo lei. Ma non le ho risposto, niente, ho detto Biden è di area progressista. Non si capisce questa niente. Questa tifoseria quindi però che voi fate e dividete conservatori e progressisti, tra l'altro con democratici. Ma c'è il mondo col fiato sospeso. Allora Presidente, non no, siamo attimo, sulla, scusami, sulla mia posizione persone sul mio voto per Biden Travi. Ma che sta dicendo? È piccola però è caratteristica. Io le posso dire che Conte, difenderemo non l'interesse nazionale con l'uno e con l'altro. E ci mancherebbe. Le ho detto perché è preferibile altro. Biden sul piano della politica interna, ma sul piano della politica estera. Ma con chi Biden ci lascia assolutamente mi lascia insoddisfatto. Sulla politica ma posso ucraina dire o avere
avete problemi a ritornare. No, ma il problema è capire chi è più affine estera. Dal punto di vista politico-culturale al Movimento 5 Stelle. E la domanda è semplice, area progressista, chi è più affine area dal punto di vista politico-culturale? Allora, quindi Biden. No. Vuole decidere lei per conto? No, voglio saperlo. Non farti i cazzi tua! Io sono quello che ha sottoscritto l'accordo con la Cina, la Via della Seta, quando c'era Trump. Ho scontentato gli americani. Infatti ho detto agli americani che ho detto che il disimpegno in Libia non andava bene degli americani, ci ha creato dei grossi problemi. Non è che io ho condiviso tutto quello che è stato perché c'era Trump. Non sono mica. Ho capito male, o lei si affiderebbe più volentieri a Trump in politica estera per la risoluzione dei due conflitti in corso rispetto a Biden? Mi auguro che chiunque sia, e anche Biden, ci sia resipiscenza verso questa strategia militare che ritengo dannosa senza via d'uscita.